solo perché ho difeso la musica e la mia integrità, loro non sanno che l'unica persona che ha il diritto di criticare la Callas è la Callas. Lei voleva che diventassi una cantante ed io la secondavo, ma ad una condizione: di poter diventare un giorno la più grande Aristotele Onassis è morto. E all'alba del 2 novembre hanno trovato Pierpaolo Pasolini ucciso su uno spiazzo sabbioso di Ostia. Ora sono infinitamente sola! Ho già visto dei suoi film. Il Vangelo mi è piaciuto molto. Matteo Rema mi ha letteralmente sconvolta. Quell'uomo è pazzo. È pazzo. E quel film è assolutamente disgustoso, Franco. E tu, atterrita dal sospetto di non essere più, sai anche questo e ti arrangi a farti da madre. Concedi alla bambina di essere regina, di aprire e chiudere le finestre come in un rito rispettato da ospiti, servitù, spettatori lontani. Eppure lei la bambina, basta che per un solo istante sia trascurata, che si sente perduta per sempre. Voglio essere cremata e voglio che le mie ceneri vengano sparse nelle terre. Abbraccerò il mio anima attraverso il mare. Sono stata razionale e sono stata irrazionale fino in fondo. La musica ha arricchito la mia vita e spero anche quella degli altri. Me ne andrò con un sospiro di sollievo, perché so che ho fatto bene il mio lavoro. Dopotutto, solo grazie alla morte usiamo la nostra vita per esprimerci. O esprimersi e morire, o rimanere inespressi e immortali. Se qualcuno sarà uscito da teatro dopo avermi ascoltata, sentendosi più in pace, più felice, allora vorrà dire che avrò raggiunto il mio obiettivo. Io so chi sono. Il resto, inventatelo.